contropiede dell'Eric, che però l'attaccante il numero 13 Silvia Basolu dell'Eruce colpisce al volto il portiere Niki Razzica del Mezzo Corona e subisce di conseguenza l'esclusione per 2 minuti. Quindi prima azione in contropiede per l'Erice, però conclusa con un tiro sul volto del portiere del Mezzo Corona, e quindi esclusione per l'attaccante dell'Erice. Mezzo Corona che quindi riprende e adesso può riprendere in superiorità numerica. Palla Gislimberti, Faig e Campestrini prova il tiro ma viene deviato dalla difesa e quindi fallo di fondo per il Mezzo Corona. Faig e palla persa dal Mezzo Corona e Eric che può riattaccare. Eric che vede a terzino destro Valentina Landri, Anna Stazuk al centrale, palla al pivot dell'Erice, però palla in contropiede per il Mezzo Corona, passaggio dalla Valle che però si fa parare il tiro dal portiere di Erice, quindi il risultato sempre sullo 0-0. Masson ha parato il tiro dall'ala di Dalla Valle. Erice che attacca nuovamente, Valentina Landri, Storzuk al centrale, Valentina Landri a terzino destro, Merkiki terzino sinistro, nuovamente parata su tiro dall'ala da parte di Pugliara, para Razzica, però la palla sulla parata torna in mano ad Erice che può riattaccare nuovamente con Merkiki e Erice riesce a segnare con Valentina Landri. Mezzo Corona che riparte velocissimamente, però passaggio di Gislimberti sbagliato su Terrana e con Merkiki che segna nuovamente in seconda fase ed Erice, seppur in inferiorità numerica, dopo soli 3 minuti si porta in vantaggio per 2-0, grazie anche ad un paio di errori gratuiti da parte della formazione di casa, che adesso incomincia nuovamente a far girare la palla ragionando, mentre Erice è tornato a totalmente la... Gislimberti tenta nuovamente il passaggio su Terrana, che però Terrana non attenta e nella controattacco da parte di Eric il numero 81 Storzuk segna con un tiro da fuori portando Eric in vantaggio di ben 3 reti. 3-0, Mezzo Corona ancora secco dopo 4 minuti di gioco, no, con troppi errori gratuiti da parte della squadra di casa che perde nuovamente la palla. Eric in contropiede con Merkiki che riesce a segnare la quarta rete, 4-0. Mezzo Corona chiama immediatamente i time out per cercare di mettere ordine tra le file della squadra, perché fino a questo momento ha regalato palloni su palloni alla fortissima squadra di Erice, che ha avuto buon gioco nelle controbattute a segnare e portarsi quindi sul 4-0 dopo 4 minuti e 24 secondi di gioco.
adesso gli allenatori di Mezzocorona stanno cercando di mettere ordine fra le fila della squadra e dare un input diverso alle ragazze che hanno veramente sbagliato e passato delle palle troppo facili per una formazione quadrata e ben disposta come quella di Erice. Il gioco, dopo il time out di un minuto, il gioco si appresta a riprendere con la palla al Mezzocorona. Enrica Terrana rimette in gioco la palla. Veronese, Gislimberti, adesso Campestrini al centro e Faig a terzino sinistro. È cambiato solo in questo l'assetto. Gislimberti e fa un'entrata ma subisce fallo. Quindi punizione dai 9 metri per il Mezzocorona. Faig, Campestrini, Gislimberti, Faig. E il portiere Masson, Masson che para nella, però il Erice non riesce nel, e dalla valle nella seconda fase di rimessa riesce finalmente a segnare il primo gol per il Mezzocorona, risultato sull'1-4 dopo 5 minuti e mezzo di gioco. Erice che adesso riattacca sempre con Merchichi terzino sinistro, Starzuk a centro, Valentina Landri a terzino destro, Pugliara a ala alla destra e Silvia Basolu ad ala sinistra. Erice che in attacco sbaglia il passaggio, la palla finisce in fallo laterale, Mezzocorona può riattaccare, ha preso nuovamente la palla, Veronese, Campestrini, Gislimberti, Faig. Mezzocorona che riordina le idee e fa girare la palla. Rigore per il Mezzocorona su entrata di Gislimberti, che era riuscita a divincolarsi dalla difesa di Merchichi ed ha subito un fallo, per cui da Tarbuk è stato fischiato un tiro di rigore che batte sempre la Gislimberti, che con un pallonetto riesce a segnare la seconda rete per il Mezzocorona beffando Masson. Erice che riattacca nuovamente sempre con la solita formazione, adesso Merchichi si sposta al centro mentre Storzuk si sposta a terzino sinistro, Landri sempre terzino destro, Tarbuk a pivot, Merchichi è tornata a terzino sinistro, Landri, Merchichi, parata di Razzica su Merchichi e quindi palla a Mezzocorona che può riattaccare sul 3, sul 4-2, sul risultato di 4-2, e nuovamente a rigore per la difesa in area da parte delle ragazze di Erice sull'entrata di Anna Chiara Campestrini, e quindi un nuovo rigore per il Mezzocorona che si appresta a battere nuovamente Gislimberti. Gislimberti dai 7 metri contro Masson, Gislimberti contro Masson e Masson para, questa volta para, e quindi il risultato rimane fermo sul 4-2 per Erice. Erice con la solita formazione riprende qui comunque ad attaccare, palla Storzuk, Landri, Merchichi, e bel passaggio a Tarbuk il pivot che subisce un fallo
e gli arbitri decretano il tiro dei 7 metri a favore di Erice. Tiro dai 7 metri che si appresta a battere Merchichi. Merchichi contro Razzica e Merchichi segna il quinto gol per Erice. Risultato che vede Erice avanti di 3 reti per 5-2 dopo 9 minuti di gioco. Palla al mezzo corona, sempre con adesso Campestrini al centro e Gislimberti a terzino destro. Inserimento da parte di e palla persa dal mezzo corona, gli arbitri danno la palla ad Erice che però la perde con il passaggio e mezzo corona che riprende, può riprendere ad attaccare con calma cercando di dare ordine al proprio gioco. Palla a Campestrini, Gislimberti, Feig dalla valle che però sbaglia il tiro, sbaglia la porta, per cui palla che torna ad Erice. Erice che attacca, Landri, Merchichi fermata da Terrana, quindi 9 metri per Erice. Storczuk, Pugliara, Benin, Merchichi, Landri, Storczuk però parata di Razzica, ma sulla rimessa Pugliara prende la palla e può segnare il sesto gol in tranquillità, quindi Erice avanti di 4 gol. Questa volta con un po' di fortuna perché la parata di Razzica è finita direttamente nelle mani di Pugliara che tutta libera ha potuto entrare dall'ala. Mezzo corona che adesso attacca nuovamente con inserimento all'ala da parte di Veronese. Feig però parata di Masson. Feig tira e Mamasson para, Storczuk, Merchichi che ha fatto passi, infrazione di passi e quindi la palla torna in mano al mezzo corona. Mezzo corona che può riprendere ad attaccare, mezzo corona che nonostante abbia di fronte sicuramente una delle prime squadre in classifica sta dimostrando di ha fatto qualche errore, però adesso Campestrini tenta un tiro da fuori ma il portiere devia e quindi Erice può riprendere e nella rimessa in seconda fase Basolu dall'ala sinistra riesce a segnare con un pallonetto, no, palla sempre persa dal mezzo corona in attacco, in fase di attacco. Erice che dopo 12 minuti si trova a più 5 per 7-2. Mezzo corona che in 12 minuti purtroppo è riuscito a segnare solo 2 gol, no, ha subito 7 gol ma ne ha segnati solo 2. Adesso c'è Gislimberti che sbaglia il passaggio e vengono fischiati infrazione di passi a Basolu e quindi mezzo corona ritorna in possesso di palla. Mezzo corona che sta buttando in attacco troppe palle cercando improbabili passaggi. Adesso Feig torna per il mezzo corona al centro, Gislimberti e Feig prova l'entrata ma Merchichi fa un fallo abbastanza duro su Feig e quindi subisce un'esclusione per 2 minuti, per cui mezzo corona adesso per 2 minuti potrà attaccare in superiorità numerica in 6-5. Palla ad Enrica Terrana che rimette in gioco dalla valle, Feig, Gislimberti, Veronese,
Veronese, Gislimberti, Faig, Gislimberti. E però la difesa arcigna dell'Erice riesce a contenere l'attacco di e palla da Dalla Valle a Terrana, che subisce il fallo da parte delle due giocatrici di Erice, dei due difensori di Erice, e Dalla Valle che entra però subisce un fallo da tiro dai 7 metri, per cui Gislimberti si appresta nuovamente sulla linea del tiro di rigore dai 7 metri e questa volta Gislimberti segna e accorcia le distanze, portando a Mezzocorona a 3, quindi Mezzocorona a 3, Erice 7 dopo 14 minuti e 20 secondi. Erice che gioca in attacco avendo un'esclusione, senza portiere, quindi 6 contro 6 in attacco, è entrata ben in casa al posto del portiere. Adesso però Storzuk con un tiro da fuori segna il gol di Erice e porta Erice ad 8. Gislimberti una buona penetrazione su passaggio di Faig e subisce un altro tiro di rigore perché subisce un fallo da parte della difesa siciliana e quindi di nuovo Gislimberti a battere il tiro di rigore contro Masson. Gislimberti con un altro pallonetto beffa Masson e porta Mezzocorona a 4, quindi 4 è la distanza, sono i gol che separano la formazione di casa da quella ospite siciliana di Erice. 8 Erice, 4 Mezzocorona. Erice che è tornato a ranghi completi con la solita formazione. Torczuk Dalla Valle intercetta, però è stato fischiato un fallo su Storczuk dell'Erice e quindi 9 metri a favore della squadra siciliana. Pugliara si appresta a passare a Storczuk, Landri al centro, Merchichi a terzino sinistro, Storczuk, Landri al pivot, il numero 10 Tarbuk che segna il gol del 9 e Dalla Valle, Campestrini e nella contropiede Erice Basolu prende la traversa e quindi la palla torna al Mezzocorona e nulla di fatto, per cui il risultato rimane fermo sul 9-4 per Erice, con Mezzocorona che può attaccare nuovamente. Prima Campestrini, un passaggio, improbabile passaggio a Veronese che non riesce e quindi la palla finisce in fallo laterale e torna nelle mani di Erice che con però viene fischiato un blocco irregolare ad Erice e quindi Mezzocorona può attaccare nuovamente, no, e con Faig che becca in pieno la traversa, la palla sulla rimessa viene ripresa dal Mezzocorona. Però nell'azione di tiro il difensore dell'Erice ha subito un colpo. Storczuk ha subito un colpo in testa
durante il tiro di completamente involontario di Feig, e quindi era stato fermato il gioco. Mezzo corona può ripartire adesso ad attaccare con Veronese che passa a Gislimberti, Feig al centro e Campestrini terzino sinistro. Gislimberti su passaggio di Campestrini, Campestrini, Veronese, Veronese che beffa Masson e porta il mezzo corona a 5, per cui il divario è di 4 reti, Erice 9, mezzo corona a 5. È entrato il numero 23 ben in casa, Lorena ben in casa, per Erice sostituire l'infortunata Storzuk. Ben in casa che si libera della difesa del mezzo corona e segna la decima rete per Erice. Mezzo corona che attacca, attacca adesso, ha provato una seconda fase, ma la difesa molto attenta di Erice ha rintuzzato, quindi mezzo corona riordina il gioco. Veronese, Feig, Gislimberti, fischiato un fallo in attacco al mezzo corona che permette ad Erice di andare in contropiede e segnare con Tarbuk l'undicesimo gol. Gli arbitri hanno ammonito Gislimberti per proteste, che si lamentava per un fallo di piede non ravvisato da parte della coppia arbitrale, fallo di piede da parte della difesa di Erice. Mezzo corona che attacca in questo momento sotto di 6 reti. Campestrini, Feig, Gislimberti, Feig, Campestrini, Feig, Gislimberti, e che passa Veronese. Veronese però sbaglia il pallonetto e quindi la palla torna in mano ad Erice. E taglio in area da parte di Tarbuk, il pivot dell'Erice, e quindi palla nuovamente nelle mani del mezzo corona con Feig, Gislimberti, dalla valle, Campestrini, Feig. Intanto è uscita Veronese e è entrato il capitano del mezzo corona, Eleonora Italiano. Palla che gira, il mezzo corona fa girare la palla, Campestrini, Italiano, Feig, Campestrini, dalla valle che segna e beffa Masson con un bel gol sopra la testa e porta il mezzo corona a 6 reti, quindi 5 le reti di differenza fra Merchichi, che però da fuori con un tiro imprendibile riesce a segnare la dodicesima rete per Campestrini. Sotto fallo passa la palla ma gli arbitri non fischiano e quindi la palla torna nelle mani di Erice, data palla persa al mezzo corona in attacco, e Erice che può tornare ad attaccare con Pugliara. Ben in casa Landri, Merchichi. E Merchichi che si alza e tira e segna un tiro davvero dalla valle che beffa Masson sotto le gambe e segna la settima rete per mezzo corona. Mezzo corona 7, Erice 13. Erice che riprende da centrocampo. È entrata Antonella Coppola al posto di Tarbuk a pivot. Per il resto è fuori sempre Starciuk,
subito un colpo e c'è Lorena Benincasa al centro. Intanto Filiberto Cocuz chiama time out per riordinare un po' l'assetto della squadra di Erice. Erice, che chiaramente è la squadra che tutti conosciamo, quadrata con giocatrici sicuramente di alto livello. Mezzo Corona, una squadra molto giovane che comunque fino adesso ha saputo tenere testa alla squadra siciliana, nonostante forse troppi errori in fase di costruzione e di passaggio, per cui il risultato in questo momento, dopo 22 minuti di gioco, vede la squadra siciliana prevalere per 13-7 sulla squadra di casa del Mezzo Corona, che comunque sta cercando di dare filo da torcere alle siciliane. È terminato il minuto di time out chiesto dall'allenatore di Erice e quindi Erice potrà riprendere il gioco attaccando e mentre Erice ha cambiato assetto e è entrata anche Tarbuch e quindi gioca con due pivot, Merkiki Benincasa, Basolu e subito passaggio a Tarbuch che al pivot che segna e giocatore del Mezzo Corona a terra, che ha subito sicuramente un colpo nella fase Enrica Terrana, ha subito un brutto colpo nella fase di attacco che ha permesso a Tarbuch di segnare la 14ª rete per Erice e gli arbitri hanno fermato il gioco chiedendo l'intervento del medico. Enrica Terrana lascia il campo, ed entra Marika Pilati, ha preso un colpo in pancia nell'attacco. Il gioco riprende e quindi Mezzo Corona può attaccare nuovamente, questa volta con Marika Pilati a pivot al posto di Enrica Terrana, che è uscita per l'infortunio subito. Adesso a centrale c'è Feig, Gislinberti, gli arbitri decretano palla al portiere sul tiro che era stato parato e quindi Erice può tornare in attacco. Viene fischiato un fallo di doppio palleggio alla squadra di Erice e la palla torna nuovamente al Mezzo Corona. Mezzo Corona che adesso vede Campestrini ad ala sinistra, ha preso il posto di Dalla Valle che si è spostata al centro. Dalla Valle al centro, quindi sempre Italiano alla destra. Feig entra, viene fischiato 9 metri a favore del Mezzo Corona. Dalla Valle che però effettua un passaggio estremamente sbagliato verso Eleonora Italiano e quindi la palla torna in mano ad Erice, che però con Merkiki che spara dai 10-11 metri, però spara alto e quindi la palla torna in mano al Mezzo Corona, che può nuovamente attaccare quando sono trascorsi 24 minuti dall'inizio della gara.
Gislimberti, Faig, e la difesa di Eric comunque mette a terra le ragazze di Mezzocorona. E su tiro di Dalla Valle parato, però Marica Pilati riprende la palla e segna l'ottavo gol per il Mezzocorona, che accorcia le distanze e si porta a meno 6 quando mancano 5 minuti al termine della prima fazione. Mezzocorona 8, Erice 14. Le altre gare in questo momento: Salerno sta perdendo di 2 reti contro con Bressanone, in casa contro Bressanone. E viene alzata la mano del passivo sull'attacco di Erice. E Erice però perde la palla e quindi Mezzocorona può tornare ad attaccare sempre con il solito assetto Italiano dall'ala destra, Gislimberti, Dalla Valle al centro, Faig terzino sinistro e Campestrini all'ala sinistra. E Dalla Valle con un cambio di direzione spettacolare riesce a beffare il difensore di Erice e a portare Mezzocorona e segnare la nona rete del Mezzocorona, e quindi il Mezzocorona si è portato a 5 lunghezze quando mancano 3 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo di gioco. Tiro nuovamente addosso a Razzica da parte di Landri, e adesso Erice che riordina l'attacco. Ben in casa che entra su passaggio di Merchichi e segna il 15° gol. Mezzocorona con Gislimberti che però si fa parare la palla, no? E nel rilancio del portiere Dalla Valle tocca la palla e la manda in fallo laterale, quindi palla rimessa in gioco per Erice che può gestire nuovamente l'attacco, sempre con Merchichi, ben in casa, Landri a terzini, adesso gioca con un solo pivot Tarbuk e Merchichi che prende la traversa, però la palla sulla ribattuta finisce nuovamente in mano ad Erice che può tornare ad attaccare, no? Attacca con Valentina Landri, la quale si incunea, però subisce fallo, 9 metri, tiro dai 9 metri, punizione dai 9 metri per palla nuovamente, fallo nuovamente da parte del Mezzocorona su Valentina Landri, e quindi palla nuovamente per Erice, no? E la mano si è alzata del passivo per gli arbitri, e quindi adesso ha dovuto accelerare il tiro Erice, però Merchichi ha sparato alto, per cui Mezzocorona può attaccare nuovamente. E Gislimberti con un taglio ed un passaggio riesce a segnare il 10° gol per Mezzocorona, subendo anche fallo da parte di Benincasa, la quale viene sanzionata con un'esclusione di 2 minuti quando mancano 1 minuto e 15 secondi al termine della prima frazione. Mezzocorona che si è portato a 5 lunghezze dalla forte formazione di Erice, è riuscita a ridurre lo svantaggio. Adesso Merchichi viene marcata a uomo e una palla nuovamente, fallo di 9 metri a favore di Erice,
Merchicchi che però viene, viene difesa da Faig. Merchicchi ha un fallo di reazione, però oltre a Merchicchi che subisce un'esclusione da 2 minuti, viene data un'esclusione di 2 minuti anche a Faig, direi in questo caso piuttosto dubbiosa, perché l'attaccante di Eric si era liberata in modo sicuramente molto irregolare del difensore del mezzo corona. In questo momento Eric in 4 e mezzo corona in 5 con Vasolu, Landry, Pugliara, che però riesce a beffare Mari Capilati ed a segnare. Adesso Gislimberti che segna con un pallonetto e mantiene i 5 gol di distacco, quindi ha segnato l'11° gol per il mezzo corona. E sul tiro da centrocampo dell'Erice, e il portiere para del Niki Razzica para, e quindi si chiude il primo tempo e si chiude anche con l'esclusione di Valentina Landry per 2 minuti per le proteste fatte nei confronti della coppia arbitrale perché a detta della giocatrice dell'Erice la palla non era entrata in porta sul pallonetto di Gislimberti, mentre la coppia arbitrale ha dato gol regolare, e quindi il primo tempo si chiude con la squadra siciliana in vantaggio per 16-11 ed un mezzo corona che dopo un inizio costellato di diversi errori è riuscita a riprendere le redini del gioco e a segnare nella porta avversaria e quindi contenere la forte formazione di Erice. Tutti nello spogliatoio per riordinare le idee. Ci risentiamo fra una decina di minuti per la seconda frazione.
Eccoci nuovamente pronti per l'inizio della seconda frazione di gioco fra Mezzo Corona ed Erice. Erice che si ritrova con sole tre giocatrici di campo per le molteplici esclusioni subite negli ultimi minuti, e quindi Basolu, Tarbuk e Pugliara, il Mezzo Corona in 5. Erice che attacca nuovamente in 3, Tarbuk, Basolu, Gislimberti fa fallo su Tarbuk, però la palla rimane ad Erice e para Razzica, però Pugliara riprende la palla, ma la riprende in area e quindi Mezzo Corona può nuovamente attaccare, e Dalla Valle, liberata, segna il dodicesimo gol, riducendo il divario e portando il Mezzo Corona ad un meno 4, 16 a 12 per Erice. Dopo un minuto di gioco della seconda frazione, Erice che ha potuto riprendere una giocatrice, è rientrata bene in casa, e Tarbuk però entra e sbaglia la porta, per cui Mezzo Corona con Dalla Valle nuovamente in contropiede segna il gol del meno 3. Mezzo Corona 13 e Erice 16. Erice che adesso ha visto il rientro di Merchichi e Mezzo Corona ha visto il rientro di Feig, quindi siamo 6 contro 5 e il risultato a meno 3 il Mezzo Corona e quindi più 3 per Erice, che non ha ancora segnato in questa seconda frazione. Merchichi che subisce fallo da parte di Campestrini e quindi tiro dai nove, punizione dai 9 metri. Erice che vede il rientro di Landri e quindi aranghi compatti adesso totali. Merchichi che però salta dai 9 metri e riesce a trovare l'angolino lungo e segna la 17esima rete per Erice. Mezzo Corona che riprende il gioco con la solita formazione: Dalla Valle all'ala sinistra, Campestrini terzino sinistro, Feig al centro, Gislimberti terzino destro, Feig, Gislimberti e Italiano all'ala destra, e viene fischiato fallo di sfondamento a Gislimberti. Onestamente sembrava che il difensore fosse con entrambi i piedi in area, però gli arbitri hanno optato per l'opzione di fallo di sfondamento contro Mezzo Corona, e quindi Erice può nuovamente riattaccare con la solita formazione: Merchichi, Landri ben in casa, Tarbuk ben in casa che entra e segna la 18esima rete, nuovamente più 5 per Erice che nel giro di poco è riuscita a segnare due reti, quindi 18 per la squadra siciliana e 13 per il Mezzo Corona, che può attaccare con Feig che però si fa soffiare la palla da Merchichi, no? Che in contropiede sola soletta segna e buca la porta, difesa da Niki Razzica. Gislimberti che passa la palla a Italiano che riesce a tenerla nonostante la arcigna difesa di Basolu. Mezzo Corona che attacca, fa girare la palla Feig che però un passaggio
Campestrini tira da fuori, però il portiere para agevolmente, quindi Eric può nuovamente riportarsi in attacco. Sempre con Benincasa, Landry, Merchichi e Basolu e Pugliara alle ali. Merchichi che in questo momento si trova al centro, sicuramente uno dei giocatori più produttivi della Serie A1 femminile, con un tiro davvero potente, e viene fischiato un fallo di un tiro dai 7 metri a favore di Eric per la difesa in area da parte di Pilati su Pugliara. Merchichi che si appresta a tirare la punizione quando l'Erice si trova in vantaggio per 19-13 e Merchichi riesce a segnare la 20ª rete e portarsi sul più 7. Mezzocorona che poco fa era a meno 3 e in un attimo si è fatta segnare 4 gol, avendo fatto alcuni errori in fase di attacco al tiro. Adesso Mezzocorona attacca nuovamente con Faig dalla valle, italiano Faig, Gislimberti, Campestrini che riesce a prendere la palla dalla valle. Dalla valle entra però la difesa italiano. Italiano si fa parare la palla, però Tarbuk riesce a prendere la ripresa, la respinta del portiere, quindi Eric può nuovamente portarsi in attacco quando si trova a più 7 dopo 6 minuti e mezzo della seconda frazione di gioco. Solita formazione, Eric non cambia, così non cambia Mezzocorona. Benincasa, Landry, Basolu, Landry, Merchichi, Benincasa e Pugliara. Pugliara che segna nuovamente la 21ª rete. Mezzocorona a meno 8. Mezzocorona che dopo sembrava un avvio veramente veemente, adesso ha subito il ritorno da parte delle atlete siciliane, che in poco tempo hanno riportato il risultato dalla loro parte in maniera sostanziale. Gislimberti ha provato un tiro in doppio appoggio da fuori, però il portiere attento ha respinto la palla e quindi palla che è tornata in mano alla formazione siciliana, che può riattaccare. Sempre Benincasa, Landry, Merchichi, Merchichi, Basolu, Merchichi, Merchichi che sbaglia il passaggio e Razzica para Campestrini e passa a Faig, che Faig prova la penetrazione ma viene fermata dalla difesa e quindi viene fischiato un fallo dai 9 metri a favore del Mezzocorona. Tarbuk ha subito un colpo e gli arbitri hanno fermato il gioco, ha subito un colpo ad una gamba, questo però rimane in campo e Mezzocorona sta per riprendere il gioco. Pilati passa a Faig, dalla valle è tornata al centro, Faig e viene fischiato un fallo in attacco a Gislimberti e viene fischiato anche un altro fallo in attacco a Tarbuk di blocco irregolare e quindi la palla torna al Mezzocorona, che in fase di attacco un po' confusa però riesce a
da avere un tiro dai 9 metri per il fallo subito da Pilati a pivot. Dalla Valle e le rotagliane fanno un po' di confusione fra Dalla Valle e Campestrini e regalano un'altra palla alla formazione siciliana. Sembra in questo momento che il mezzo corona ricalchi un po' quei brutti primi minuti della prima frazione, dove ha perso diverse palle gratuitamente e passaggi fra Merchichi e Tarbuk libera sui 6 metri, riesce a segnare e quindi porta avanti adesso a questo punto il Erice, è avanti di 9 reti, mezzo corona non sta segnando da diverso tempo, quando sembrava che dal 16 a 13 mezzo corona si era portata sul a sole 3 lunghezze. Adesso finalmente Dalla Valle dal centro riesce a segnare e si porta il mezzo corona sul 14, quindi 14 reti segnate per il mezzo corona e 22 per Erice, che conduce con 8 reti di vantaggio. Erice che sta attaccando in questo momento, solita formazione, e però entrata di Basolu dall'ala che sbaglia il tiro, prende la traversa, la palla finisce in fallo laterale e torna nelle mani del mezzo corona. In questo momento Salerno, dopo 27 minuti, sta soccombendo per una rete, 26 a 27 in casa contro la formazione di Bressanone, e Dalla Valle con una nuova penetrazione riesce a segnare per il mezzo corona la quindicesima rete, portando il mezzo corona al meno 7. Una buona penetrazione con un cambio di direzione davvero eccellente da parte di Dalla Valle, che fa sì che il mezzo corona si riporti a meno 7 gol. Altri risultati: il Pontinia sta vincendo 20 a 12 contro Casalgrande e Mestrino sta vincendo 12 a 11 contro Ferrara nella Serie 1 femminile. E ben in casa con un tiro da fuori, però sbaglia e quindi torna la palla nelle mani del mezzo corona, che può nuovamente attaccare. Dalla Valle sempre al centro, Gislimberti a terzino destro, Faiga a terzino sinistro. Attacco sempre da parte del mezzo corona, che prova la penetrazione. Gislimberti che però sbaglia completamente il passaggio sul pivot e su Terrana, e la palla viene riagguantata dalla formazione siciliana. In questo momento l'allenatore dell'Erice ha chiamato un time out per dare fiato e riordinare le idee alla propria formazione, che comunque sta conducendo dopo 12 minuti e 28 secondi della seconda frazione, sta conducendo con 7 reti di vantaggio per 22 a 15. Dicevo prima i risultati, gli altri risultati della Serie 1 femminile vedono Mestrino Ferrara 12 pari, Pontinia Casalgrande 23 a 14 dopo 16 minuti del secondo tempo, e Salerno Bressanone al 29esimo minuto 27 pari. Questi gli altri risultati, e sicuramente la sfida di Salerno, altra sfida molto importante fra le campionesse d'Italia del Bressanone e Salerno, che ha conteso
nella gara 3 lo scudetto della scorsa stagione e quindi sta cercando di riappropriarsi di due punti, di appropriarsi di due punti in questa stagione. Gioco che può riprendere a mezzo corona, quindi palla ad Eric, formazioni al completo e Eric in questo momento che attacca, quindi con Ben in casa a terzino destro, Landry a centrale, Ben in casa a terzino destro, Merkiki, Landry che però con il tiro in doppio appoggio riesce a bucare la porta del mezzo corona. Viene fischiato un fallo di doppio palleggio al mezzo corona in una fase un po' concitata dove il mezzo corona tentava una seconda fase veloce e quindi gli arbitri sanciscono nuovamente il possesso della palla ad Eric che può attaccare forte del vantaggio di 8 reti, quindi sta conducendo con il risultato di 23-15. Ben in casa, Merkiki che salta e tira, la difesa un po' impreparata e mezzo corona che riattacca, adesso è tornato sotto di 9 lunghezze e dopo 14 minuti della prima frazione. Mezzo corona che è dalla valle che però perde la palla in attacco, troppa foga, lascia la palla alle avversarie e quindi Eric può nuovamente riattaccare quando si trova in vantaggio di 8 lunghezze. Sempre Merkiki, Landry, Coppola, non viene fischiato un fallo che onestamente c'era, e Campestrini nel contropiede riesce a segnare e porta il mezzo corona, riduce il vantaggio, porta il mezzo corona a 16 reti riducendo lo svantaggio ad 8 lunghezze. Ecco Eric nuovamente in attacco. A pivot è uscita Tarbuk ed è entrata Coppola. Dalla valle riesce a fermare Landry, ben in casa Merkiki, Landry e Pugliara che segna dall'ala è uscita Italiano ed è rientrata Veronese all'ala destra. Formazione adesso è tornata all'ala dalla valle e si è... Gislimberti, la difesa di su Enrica Terrana, la difesa di Eric sicuramente eccessivamente dura per certi versi, però e Gislimberti prova la penetrazione ma sempre la difesa di Eric al limite della difesa in area riesce comunque, e Julia Feig prova il tiro da fuori ma la difesa siciliana devia la palla a fondo campo per cui la palla può tornare al mezzo corona e Campestrini entra ma spara alto per cui il risultato è sempre fermo sul 25-16 per Eric dopo 17 minuti della seconda frazione di gioco. Eric che può nuovamente riportarsi in attacco con la solita formazione e viene
viene fischiato un fallo a Enrica Terrana su Coppola e viene data un'esclusione di 2 minuti ad Enrica Terrana, per cui il Mezzocorona adesso addirittura si trova in inferiorità numerica, e Erice, che aveva perso la palla, può riprendere ad attaccare grazie in virtù di questo fallo. Merchichi e Landri entra e segna il gol del 26. E Merchichi riesce a fermare Gislimberti, che stava per entrare in area, e quindi palla veronese, Gislimberti. E Gislimberti che segna un fantastico gol sul primo palo e riduce nuovamente il divario a 9 reti, portando il Mezzocorona a 17 dopo 48 minuti. Intanto a Salerno è terminata la gara in perfetta parità, 27 pari fra Salerno e Bressanone. Mezzocorona che torna in attacco dopo che con Merchichi Erice è riuscito a segnare, con Merchichi con un tiro, e Gislimberti entra fra due difensori, non viene fischiato nulla, per cui spara la palla alta e quindi Erice può tornare in attacco. Erice quando è in vantaggio di 10 reti, 27-17. E in una seconda fase Faig e Dalla Valle, Faig fa un passaggio piuttosto confuso e Dalla Valle non riesce a prendere la palla, e quindi Erice ritorna in attacco mentre Mezzocorona è tornato al completo, e Pugliara dall'ala riesce a farsi parare il gol, così Mezzocorona quantomeno riesce a rimanere sul 27-17. Cambio di terzini, cambio fra Gislimberti che entra e Dalla Valle buca la difesa approfittando di un'indecisione di Benincasa e riesce a segnare il 18° gol per Mezzocorona. Erice che torna in attacco, Pugliara, Landri, Benincasa, Merchichi, Basolu e Coppola a pivot. Dalla Valle che riesce a deviare il passaggio di Landri a Pugliara, Benincasa, Basolu, e che passa una bellissima palla a Coppola che segna il gol del 28-18. Mezzocorona torna in attacco con Veronese, Campestrini, Dalla Valle, Faig e tiro da parte di Campestrini però alto sopra la traversa, e quindi Erice torna in possesso di palla. Erice che attacca con Benincasa al centro, che passa a Coppola e viene fischiato un rigore a favore dell'Erice per il fallo subito da Coppola, e Campestrini subisce un'esclusione di 2 minuti. Merchichi sulla linea dei 7 metri, pronta a battere il rigore. Merchichi contro Razzica quando Erice è in vantaggio di 10 reti, e Razzica para il tiro di rigore, quindi il risultato rimane sul 28-18 a favore sempre di Erice, e
dalla Valle, Faig, Gislimberti all'ala sinistra, Veronés all'ala destra, dalla Valle, Faig che da fuori riesce a beffare il portiere avversario e segna la 19esima rete del mezzo, per il mezzo corona, che così si porta a 9 lunghezze di distacco quando mancano 8 minuti al termine della gara. Erice con Coppola, Merchicchi, Landri al centro, ben in casa, Landri al centro, Merchicchi, Basolu che però prende il palo, doppio palo di Basolu che non riesce a segnare e a beffare Razzica, e così la palla torna in mano al mezzo corona, che può riattaccare in inferiorità numerica. Cambio tra le file del mezzo corona, esce Razzica ed entra Elena Pedron e Veronés dall'ala destra si fa parare il tiro, ma la respinta viene presa da Terrana, che implacabile segna il meno 8 per il mezzo corona quando mancano poco meno di 7 minuti al termine dell'incontro. 28 Erice al gran completo, e Coppola su passaggio di Merchicchi riesce a segnare e quindi si riporta a 9 il vantaggio della squadra siciliana. All'ala destra entra Roberta De Mattio, Giulia Faig che tira da fuori, però il portiere attento di Erice para e quindi Erice può tornare in attacco con Landri, Coppola pivot, Landri, Merchicchi, Landri, ben in casa, Landri che palla a Coppola e Elena Pedron segna, ma viene fischiato un fallo da 2 minuti a Enrica Terrana, per cui il mezzo corona passerà gli ultimi 4 minuti in inferiorità numerica. Basolu al tiro di rigore contro Elena Pedron, che è entrata a sostituire Nicky Razzica. Basolu segna la 30esima rete per l'Erice, che si porta così nuovamente in vantaggio con 10 lunghezze sulla formazione di mezzocorona, che in questo momento deve attaccare in inferiorità numerica. Mezzocorona con Campestrini, dalla Valle, Faig, sempre Gislimberti all'ala sinistra, entra e De Mattio, una bella entrata dall'ala, però il palo dice no e quindi la palla torna in mano ad Erice quando mancano 5 minuti al termine dell'incontro. Punteggi tondi, Erice 30, mezzo corona 20. Ben in casa Landri, Merchicchi che da fuori segna con facilità sul secondo palo e Gislimberti si palleggia davanti al difensore, si fa portare via la palla e quindi adesso ben in casa sola soletta prende il palo e mezzo corona tira un sospiro di sollievo, perché così può battere la rimessa laterale quando è sotto di 11 reti e attacca in 5, per cui contro 6. Faig, fallo su Faig dalla Valle che passa una palla
abbastanza difficile a De Matteo, che però riesce a tenerla. E mezzo corona nuovamente a ranghi completi con l'entrata di Pilati al posto di Terrana, che era stata esclusa. E gli ultimi 3 minuti e mezzo, mezzo corona con Faig dalla valle. Dalla valle che entra, subisce nettamente un fallo, però gli arbitri dicono che non è successo nulla, per cui palla che torna nelle mani di Eric, e quindi Eric nuovamente in attacco. Può aumentare ancora il proprio vantaggio. Merkic che si è portata al centro, adesso viene alzata la mano, e Merkic chiaramente con una difesa piuttosto aperta del mezzo corona segna il gol numero 32 per Eric. Rimessa da rifare per il mezzo corona, perché erano partite tutte troppo avanti. Mezzo corona che attacca quando mancano 2 minuti e mezzo al termine dell'incontro, che vede le ragazze di mezzo corona soccombere per 32. E bel passaggio di Campestrini a Pilati, che segna il 21esimo gol. Mezzo corona così si riporta ad 11 lunghezze di distacco. Mezzocorona a sprazzi ha dimostrato di avere un gran buon gioco e di mettere in difficoltà Eric. Su Eric c'è poco da dire, sappiamo che squadra è, e quindi adesso in questo momento trova anche facile entrare. E passaggio di Dalla Valle a Gislimberti, che viene intercettato da Merchichi, però facendo fallo, e quindi la palla torna a mezzo corona quando manca 1 minuto e mezzo al termine, e il risultato è fermo sul Gislimberti. Entra dall'ala destra, però spara alto, e quindi a 1 minuto e 15 la palla torna nelle mani della formazione siciliana. Che dire, mezzo corona a sprazzi contro una fortissima formazione, sicuramente ha dimostrato di avere anche delle buone doti e anche un buon gioco. Eric sappiamo chi è, non ci sono contropiede del mezzo corona. Gislimberti passa Faig e segna la 22esima rete quando mancano in questo momento 30 secondi al termine della gara. Gara che si sapeva era già con una squadra sicuramente con obiettivi e quindi anche con un divario abbastanza importante, però. E Merkichi che a 5 secondi dalla fine segna il 34esimo gol. La partita finisce in questo momento e Eric porta a casa 2 preziosi punti, vincendo per 34-22 l'incontro contro mezzo corona. La prossima settimana ci sarà l'ultima giornata di campionato, che vedrà il mezzo corona andare in quel di Teramo a disputare una gara sicuramente dai toni veramente molto elevati, in quanto si tratta di incontrare l'ultima in classifica della Serie 1 femminile, e quindi ci si giocherà sicuramente molto, mentre Eric ospiterà in casa il Padova, che sembra ultimamente aver ritrovato la verve necessaria per disputare un ottimo campionato.
In questo momento Mestrino e Ferrara sono sul 15-16 e come ho detto prima Salerno-Bressanone è finita 27 pari, per cui un arrivederci a tutti e dalla prossima partita che vedrà Mezzocorona appunto andare a casa di Teramo che in questo momento occupa l'ultima posizione e quindi dovrà disputare una gara davvero davvero molto difficile. Bene, arrivederci a tutti e a risentirci e rivederci sui canali di Eleven Sport.